Le città ideali, dunque, non sono fatte per gli uomini. E quando queste le idealizzano, poi le svuotano affinché tutti gli altri possano venirci in vacanza. Chissà se nella Venezia del 2100 i segni di chi ha vissuto durante l'esodo saranno conservati o derubricati a semplice sporcizia. Quello che non potrà non esserci è la Fondazione Querini Stampaglia, la cassaforte della venezianità. Chiunque abbia fatto le scuole a Venezia almeno una volta ha studiato in queste sale. Se esiste un posto come questo, è soprattutto merito di un uomo che ha deliberatamente scelto di essere ricordato con questa espressione. Sì, sembra un po' beffarda, anche un po' scanzonata, come quasi se guardasse tutti gli altri e li prendesse un po' in giro. Giovanni Querini era un grande oculato imprenditore, ha gestito il patrimonio di famiglia immettendo continue innovazioni. In questa biblioteca sono passati tutti. Qui si è formata la classe dirigente della città. Non lo so, io forse sono una visionaria, forse sono troppo ottimista, ma secondo me questa non sarà mai una città museo, sarà una città vera. Ho visto la città trasformarsi, però è bene che sia così, non va bene che tutto si congeli e resti uguale a se stesso nel tempo, è giusto. Alle feste della Querini ci sono dunque i veneziani che non pensano affatto di andarsene. E qui incontro Giovanna, che una volta andata in pensione ha prima realizzato il suo sogno di vivere a Venezia e poi si è data la missione di tenerla in vita. Beh, qui siamo a Castello, nella zona però più vicino a San Marco. Il problema di Venezia viene troppo visto come il problema solo di Venezia. È un problema della storia, del rapporto tra il presente e il passato, che certamente a Venezia ha un'accezione particolare. Anche se questo è un posto che fa venire in mente le illusioni. Io ho viaggiato tanto e adesso vado in un posto dove il viaggio viene da me. Che io abito proprio qui, dove ci sono tutte queste piante. Panni stesi e graffiti sono per una città come il battito per il corpo umano. Fin quando lo sentiamo, siamo ancora vivi. E Castello pulsa di lenzuola e calzini al vento. Sto facendo un dossier fotografico intitolato Le finestre della mia vicina, ma adesso non funziona. È la luce che c'è a una certa ora dove a seconda dei panni che ci sono là riflette delle combinazioni di colori e di vita che sono meravigliose. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. È esposta anche la Peggy Guggenheim, una foto fatta dallo stesso negativo. Ma lui è De Chirico? È De Chirico. Cioè questa qui per esempio è proprio la casa popolare fatta coi criteri della casa popolare. Non ho i salotti veneziani a tutte queste cose, però io ci sono stata per 5 anni. Purtroppo, ecco, per via dell'età e tutto ho dovuto prendere il primo piano. Se ti prendi una casa al terzo piano vedi un altro mondo.